Oggi sono ancora più assonnata e addormentata del solito, ma soprattutto mi sa che ho preso troppo freddo ieri. Come vi dicevo, è stata una giornata infinita. Sono uscita per le 9 e sono tornata a casa a mezzanotte. Ho girato un po' per tutti gli eventi della Design Week del Fuorisalone. Ovviamente non quelli più famosi, quelli che trovate qui su TikTok, che stanno facendo impazzire tutti e stanno rendendo la città invivibile. E poi avevo anche alcuni eventi di lavoro, quindi in realtà nel pomeriggio sono andata a quelli. Ma sono tornata a casa che avevo un mal di testa, probabilmente per le lenti, non lo so, perché ero stanca, boh. A fine serata ho guardato, avevo fatto 12 km a piedi. Dovevamo andare ancora a cena, quindi il tempo anche di tornare a casa non so quanti siano definitivi, ve li metto per farvi capire la situazione dei miei poveri piedi con i texani e i tacchi. Non a caso poi oggi ho scelto un outfit brutto ma comodo. Ovvero c'è un disastro, sono tornata a casa a mezzanotte in taxi, c'era traffico. Neanche il taxi riusciva ad andare avanti. Comunque è venerdì, non voglio più saperne nulla assolutamente di questa Design Week. Bye bye. Devo andare a lezione e poi finalmente weekend. Ho comprato un libro, non so perché io l'abbia preso, perché non leggo questo genere di libri e soprattutto non so, io di base non ho un cuore, un'empatia per capire determinate cose. Però magari questo libro mi aiuterà. Ho preso Se i gatti scomparissero dal mondo. Ho letto recensioni strazianti di chi l'ha letto. Vabbè, l'ho preso perché ero curiosa, ho letto anche alcuni estratti. Vediamo se la mia apatia totale si riesce a immedesimare in qualcosa ogni tanto. Vorrei sembrare fresca come una rosa, ma non lo sono. Vado a lezione. Un bacio, ciao ciao, buona giornata.